Buongiorno, sono le 7. Selena si è svegliata stamattina alle 6 e 11 minuti. Volevo morire quando ho visto la sveglia. Ovviamente non ha voluto continuare a dormire. E allora Matteo, per farmi riposare un po', ha detto la prendo io e la porto fuori. Quindi sono già usciti. E basta, poi dopo mi devo cambiare perché ho ancora la maglietta di ieri e devo raggiungere la mia famiglia, la mia family. Senza Matteo e le sue ansie e la sua fretta, sono riuscita a sistemare pure in vacanza la casetta. Ho fatto il lettino, poi, allora quasi non ho finito di pulire tutto, però almeno ho lavato il biberon. Ho fatto il borsone delle cose da lavare, perché giù da basso abbiamo la lavanderia con la gettoni e dato che ho sporcato tutto. Quando si ha una bambina non si può pensare di portare le cose contate. Devo lavare più che altro le mie cose e già che ci sono lavo pure quelle di Selena. Invece Matteo c'ha giusto l'intimo così. Non ho ripreso niente perché sono andata giù con lui, dato che è la prima volta che facevo la lavatrice, non sapevo nemmeno dove erano e allora sono andata giù con il signore. E quindi non ho preso nulla, però vabbè, comunque ho portato tutto. Pensavo di più, un euro fa una lavatrice. Top. Adesso mi ha mandato una foto Matteo e di Selena, sono in spiaggia, si sta divertendo da morire, proprio ama la sabbia, si diverte un sacco, però prima mi fermo a prendere una brioche e faccio una sorpresa a te. Ho preso una briochina che voleva da qualche giorno, ma ogni volta non la trovava alla crema e io l'ho trovata io. Mi aveva vista da in fondo, però io poi ho girato e pensavo che avevo girato. Sì, sono un po' di moscerini. Pensavo che avevo girato nella via, invece avevo girato dentro al bar. Meno male che non mi ha visto, almeno gli ho fatto una sorpresa. Eccoli! Ciao mamma! Guarda cosa ti ha portato la mamma. Il Capellino, i mini! Ma come siamo capellino! belli! No! E per te, papà, ti ho trovato una cosina. Ti sentivo che Grazie! volevi quella alla crema, ma era finita. Ma sai cosa? Stavamo andando a prendere le focacce. Io sto preparando da mangiare per Selena, io invece sto andando giù a stendere i panni. Come posto visto così è veramente inquietante, però il servizio è top, poi con una bambina è perfetto e per un euro ne è valsa la pena. L'unica cosa è che non sono venuti proprio profumati come piacciono a me, però almeno sono puliti. Questo lo metto via. Aiuto. Mamma mia, i sughetti del papà sono inimitabili. Mamma, che buono! Matteo è diventato un mammo praticamente. Manca solo la tizza. Ci facciamo di quelle ronfate il pomeriggio. Siamo proprio in ferie. Anche tu, sì. E fare la bebè è stanca, eh. Mare!
Terzo bagnetto di sele! Allora, ci proviamo. Oggi il mare lo permette e quindi ci proviamo, Polla! So che è bello! Com'è? Com'è stato? Emozionante? Sele? Ti sei emozionata? Poi non l'abbiamo ripreso, ma ha fatto il bagnetto anche con il suo papà in braccio. Ho fatto il bagnetto al papà, la mamma. Sì? È vero, domani fai il bagnetto con la mamma? Promesso, eh? Papà ci riprende. Promesso. Chi vuole fare la pappa? Selena! Pappa dopo mare, mamma mia, che famona! Fitti check al volo, vestitino. Mettere così, e vestitino anche per me. Giostrine! Selena deve fare assolutamente la macchinina di Hello Kitty! Lui come si tiene? Bravo amore! Allora sa, mi sembra un po' grande, sì. Trenino? Dai, sì, dai, come seduta ci sta. Vuoi andare sul trenino? Dai, facciamo il trenino parte 2. Yupi! Oh, già cambi la marcia? Senti via! Teo è andato un attimo a prendere la moneta. Non so dove, mi sa lì in quel bar. E torna. E comunque si diverte un sacco anche se non vanno. Ora siamo su una barchetta con gli animali dentro e stiamo imparando come fa il leone. Wow! Brava! Se lo dice da solo. Allora, Selena approva, le giostrine ha detto che erano bellissime, però hanno fatto venire un po' di sonnino. Io ho una fame, ma una fame che mi divorerei un istante intero. Quindi ho una fame, ho una voglia di carne e patate fritte, proprio leggera, ecco. Siamo venuti in questo posto che ci hanno consigliato, dove fanno la carne buonissima. Matteo ha ordinato una costina che solo la sua pesa 400 grammi. Adesso voglio vedere che bestia che gli arriva. E io cosa ho preso? L'hamburger. Io ho preso un hamburger di Black Angus. Non ho idea di come sia, però ho fatto le verdure fritte e le patatine fritte. È arrivata la costina. Wow. È arrivato anche il mio. Era troppo buono. Mamma mia. E la serie che essere in vacanza significa anche riposarsi. Stamattina ho fatto la pigra.
Sarà che ieri sera comunque siamo andate alle giostre, quindi eravamo un po' stanchi. Quindi sì, ho dormito fino alle 11. Matteo è già andato in spiaggia con Selena. Selena, cos'hai trovato lì? Ma quante cose qua. E meno male, almeno ci pensa lui a portarla al mattino presto. E io invece, in questo momento, mi è venuta voglia di mangiarmi una bella brioche al cioccolato. Quindi andiamo a prendercela. E dopo vado in spiaggia. Comunque, l'ho approfittato anche per fare un aggiornamento a questo cellulare, che ancora non l'avevo fatto. E sembrerebbe essere un po' più veloce. Quindi, soddisfazione di oggi, aggiornamento del telefono. Andiamo a mangiarci una brioche. Fortunata come sono, ovviamente non ho trovato la mia brioche al cioccolato, però in compenso c'era questa focaccia e essendo ligure era buona. E quel giorno lì oltretutto c'era il mercato ed era lunghissimo, pieno di vestiti. Sono stata davvero poco perché faceva troppo caldo. Selena! È passato il momento delle lagne. E papà è andato giù a buttare la pattumiera perché lei ci vuole giocare. Vero amore, che non si gioca con la pattumiera. Forza. Su bene. Bravissima. Dai, fai i passetti, fai i passetti. C'è il pollo aperto da finire e la patata era già cotta, adesso devo finire di schiacciargliela. Qua c'è quella per stasera e qui ho già buttato la pastina. Qual è questo lì, Edo? È tuo? Sì, l'acqua, ma dell'acqua non andate in acqua. È tuo o non è tuo? Siamo dovuti tornare qua in hotel perché lì in spiaggia stavano chiudendo tutti gli ombrelloni, avevano paura che il vento li buttasse giù. E quindi anche lì nell'area giochi non era più coperta e quindi mi hanno detto vabbè andiamo. Devo andare ancora a ritirare quello che ho steso ieri, ecco, infatti sono già malati. Bene, ottimo, quello che ci voleva insomma. Guardate che pioggia, non so se si vede, però qua no, è tutto bagnato. Vieni, vieni amore, vieni, vieni, guarda. Andiamo a scendere. Guarda, guarda. Tocca. Chi c'è? Chi c'è lì? Ciao! Ciao! Benvenuti a tutti! Oh, ecco, così sì che si apri bene, bravissima! Oh, era proprio buio! Il telefono per chiamare i nonni! Ma è bellissimo questo murales comunque! Ma è Che bello! stupendo! Vieni dalla mamma! Intelligentissima.
Quella sera, dato che durante la giornata non eravamo riusciti a goderci il mare come avremmo voluto, abbiamo deciso di ordinare da asporto e mangiare sulla spiaggia. Non avremmo mai pensato di riuscire a fare una cosa del genere con Selena. Poi vabbè, c'era un concerto. Ci siamo fatti fare anche questi due braccialetti uguali con la scritta Selena. Io contentissimo. E così vi saluto, un bacio forte e ci vediamo in un prossimo video.